Buonasera e benvenuti a 8:30 e buon primo maggio a tutti. Buonasera Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Ricordo che è adesso nelle librerie la ristampa dello Statuto dei Lavoratori pubblicato, ripubblicato dalla Garzanti e con una sua prefazione. Buonasera Mario Calabresi, giornalista e autore della newsletter Buonasera. Altre Storie. Buonasera Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24. Allora, quest'anno una festa del lavoro molto particolare, senza concerti e senza manifestazioni di piazza, ma in realtà mai come adesso il lavoro è insieme alla salute la questione centrale. Subito dopo la pubblicità. Maurizio Landini, lunedì circa 4 milioni e mezzo di persone torneranno a lavorare. Ricordo anche che di questi 4 milioni e mezzo il 72% sono uomini, quindi questo vuol dire che le donne sono ancora una volta penalizzate, anche perché saranno loro che dovranno fare il doppio, triplo lavoro, come fanno da secoli quando devono stare a casa, quindi questo Landini è un problema anche per il sindacato, e voglio sapere se lei è preoccupato per questo lunedì 4 maggio con questa parziale riapertura. Ma credo che con il virus naturalmente l'attenzione deve essere massima, perché non siamo ancora usciti dal contagio e ci sono ancora tanti pericoli. È chiaro che il protocollo che abbiamo firmato con CISL e UIL, insieme a tutte le imprese, a tutte le associazioni industriali, dagli artigiani ai commercianti, a Confindustria, a Confapi, alle cooperative, ai trasporti, credo che sia un fatto importante, soprattutto perché il governo, che è intervenuto e ha firmato pure lui quell'intesa, lo ha anche recepito dandogli anche un valore di legge. E credo che sia stato importante quell'accordo, perché tutti, non solo il sindacato ma anche le imprese, hanno condiviso un punto: che si deve lavorare solo se si è in sicurezza. Addirittura abbiamo scritto nel testo che se le condizioni di sicurezza non ci sono si può sospendere l'attività lavorativa fino a quando non vengono ripristinate. Io questo lo considero un fatto importante, perché vuol dire che anche le imprese nel nostro paese, le associazioni, hanno assunto il fatto che lavorare in sicurezza e la tutela della salute la condizione per provare a fare ripartire il nostro paese. Poi bisogna avere la responsabilità. Io credo che ciò che vale in questo momento è la responsabilità di ognuno, delle imprese, dei lavoratori, dei soggetti, di essere coerente, certo, nei comportamenti che si assumono. E sulle donne mi dice qualche cosa? Su questo lei ha perfettamente ragione. Questo è un problema ed è un rischio molto concreto. Credo che bisognerebbe a un certo punto ragionare sicuramente anche sul fatto che ci sia un obbligo anche per gli uomini, io penso, di fare determinate funzioni e determinati ruoli. E allo stesso tempo credo che la cosa che lei diceva ci pone un problema più generale, e cioè io credo che dentro il cambiamento che stiamo vivendo sarebbe necessario anche un cambiamento culturale, che capisco riguarda più gli uomini delle donne, ma che è quello di non solo parlare di parità dei diritti, perché in linea teorica uno potrebbe rispondere che oggi sul piano formale delle leggi la parità dei diritti esiste. Il problema, io credo, sia riconoscere e valorizzare la differenza di genere, cioè capire che siamo fatti uomini e donne con esigenze e bisogni diversi, e riconoscere questa diversità di genere anche nell'organizzare il lavoro, anche nell'organizzare la vita, è il vero orizzonte culturale che dobbiamo, io credo, affrontare. Questo
anche affrontando determinati temi, sì, come lei diceva, perché questo è un rischio concreto che noi stiamo attraversando. Sì. Mi lascia anche dire che il vero orizzonte culturale è quando le donne saranno 50-50 nelle stanze dei bottoni, quindi avranno in mano le leve del potere come ce l'avete voi. Va bene, questo però adesso sarebbe un altro dibattito. Le voglio chiedere una reazione a Salvini, perché ripete da giorni che il governo Conte è ostaggio della CGIL. È così ed è una buona notizia? No, credo che Salvini forse ha bisogno di trovare dei nemici, visto che è una fase in cui i suoi sondaggi non vanno benissimo, credo che sia in una fase in cui ha bisogno di trovare nemici o di sviare la discussione. Io credo che il problema concreto sia quello che si sta facendo. Noi siamo stati insieme a CISL e UIL molto concentrati ad affrontare i problemi. Riconosciamo che il governo ha accettato questa interlocuzione e quello che si deve valutare oggi è quello che serve ai lavoratori e quello che serve al Paese. In più vorrei ricordare in questo caso a Salvini un punto, e cioè se questo Paese è stato in piedi ed oggi può dire che può provare a combattere il virus e a trovare delle soluzioni, vorrei ricordargli che sono le persone che lavorano che stanno combattendo il virus, che sono le persone nei luoghi di lavoro, dagli ospedali a qualsiasi altro luogo, che hanno svolto una funzione, un ruolo assolutamente eccezionale, e che sarebbe utile che questo ruolo che le persone hanno svolto venisse riconosciuto anche dopo, nel rinnovo dei contratti, nella valorizzazione, nell'assunzione di stabilità. E quindi ci credo arriviamo da questo punto di vista che questo sia il punto vero di discussione da fare. Mario Calabresi, per stare ancora un attimo su Salvini, no? Diceva anche Landini, ha un po' sempre bisogno di nemici, di volta in volta cambiano migranti, l'Europa, il governo, ora la CGIL. Perché? Che cosa rappresenta oggi quello che è ancora il più grande sindacato italiano, la CGIL? Diciamo che a Salvini è mancato l'oggetto della sua campagna degli ultimi anni. Nel momento in cui non ci sono più i migranti, il tema degli sbarchi non è più assolutamente un tema che interessa le persone ed è completamente superato, voi capite che cambia bersaglio. Però bisogna stare attenti a una cosa: Salvini interpreta un malessere che sta crescendo, che è un malessere che pensa di persone che pensano che questo che oggi ci sia una tutela soltanto per chi sta dentro un'azienda, per chi ha un lavoro fisso. Mi senti? Sì. Per chi, insomma, ci sono... L'idea che le tutele ci siano per chi sta dentro. Io penso che l'accordo che è stato fatto è un accordo importantissimo e fondamentale. Il problema è che c'è tanta gente fuori, negozianti, partite IVA, giovani che fanno lavori di ogni tipo, che non si sentono rappresentati e che non vedono una cornice di sicurezza in cui poter tornare a lavorare e poter tornare a muoversi. Sebastiano Barisoni, questo è sicuramente un punto importante, è anche un problema quindi per il sindacato, e l'altro è quello che diciamo Salvini e non solo lui imputerebbero al sindacato, in particolare alla CGIL, cioè che dice di no a tutto, che è poco flessibile, che è un sindacato molto burocratizzato, e in questo c'è un po' di verità. È questo un grande rischio perché la fase della ricostruzione possa avere successo? Allora, se parliamo di fase della ricostruzione, è chiaro che tutti devono rimettersi in gioco e delle volte anche mollare vecchie pratiche. Però io volevo riagganciarmi a quello che diceva Landini e anche Mario, perché il protocollo sulla sicurezza non è stato, a mio avviso, solo importantissimo perché ha messo assieme sulla stessa barca, sullo stesso fronte, rappresentanti dei lavoratori e aziende datoriali, quindi Confcommercio, Confindustria, Confartigianato e quant'altro. Ma è importante anche perché secondo me lancia un modello per il futuro. Tu parlavi giustamente di fase 3, adesso siamo tutti concentrati su come andrà la fase 2, cioè le riaperture totali delle manifatture, parziali del commercio con le varie scadenze. Ma è chiaro che l'orizzonte in questo momento deve essere la fase 3, cioè quando l'emergenza sanitaria sarà finita e si allenterà anche questo insieme di aiuti che stanno arrivando, dovrebbero arrivare dall'Europa, a un certo momento ognuno dovrà tornare a camminare sulle sue gambe.
quel protocollo può rappresentare, secondo me, lo diceva anche, se ho ben capito, il neopresidente designato di Confindustria Bonomi, un modello per le relazioni future, per due motivi. Uno, perché è stato fatto non calare dall'alto, ma come Landini sa molto meglio di me, è stato fatto anche sulla base delle istanze che arrivavano da, chiamiamolo, sindacato di base, l'RSU, per farci capire. E secondo me poi anche quello sarà importante, perché le istanze saranno diverse a seconda dei settori, manifatturiero che esporta, manifatturiero che invece fa più fornitura di altro genere, oppure non manifatturiero. E lì bisognerà capire che l'unità nazionale non la si può chiedere solo alla politica, la bisogna chiedere anche a quelle che vengono chiamate parti sociali, che nel passato abbiamo visto anche contrapposte. Sarà importante però ascoltare anche la base, sia la base degli imprenditori, sia la base, diciamo, delle organizzazioni sindacali, perché in questo modo tu avrai una fotografia più dettagliata, non solo generica, delle esigenze. Ripeto, ogni settore poi, quindi, nella fase 3 avrà problematiche e difficoltà sue. Quindi è un vasto lavoro, verrebbe da dire Landini, perché certo il sindacato si deve confrontare con la base degli imprenditori, la base dei lavoratori, deve accogliere tante istanze diverse dai tanti settori lavorativi diversi. E lo accennava Barisoni, il nuovo presidente di Confindustria Bonomi ha già detto quello che lui vorrebbe e su che cosa intende puntare, cioè intende puntare su una ridefinizione dei contratti partendo dal basso, quindi facendo contratti nelle singole aziende e ridiscutendo a seconda dei casi, dalle ferie all'orario del lavoro, ai turni, ai salari, eccetera, eccetera. Quindi tutto in deroga ai contratti. Cosa risponde lei a Bonomi su questo? Ma sinceramente, detta così, non capisco cosa vuole fare. Non ho ancora avuto modo di parlare con Bonomi, se non uno scambio veloce di complimenti e di auguri per il lavoro, e quindi credo che bisognerà aspettare anche il suo programma e capire meglio. Ma perché detta così non capisco. Faccio un esempio: si parla del protocollo, il protocollo sulla sicurezza. Noi abbiamo definito nazionalmente le regole, i vincoli, e poi quel protocollo prevede che in ogni azienda sia istituito un comitato fatto dall'azienda, ma fatto anche dal medico competente, dai rappresentanti dei lavoratori, dai rappresentanti alla sicurezza, per gestire quell'accordo. E dove non ci sono le RSU, le strutture aziendali, nelle piccole imprese, nelle imprese artigiane o commerciali, sono stati costituiti dei comitati territoriali, comitati territoriali che possono avvalersi anche delle competenze dell'autorità sanitaria. E anche i contratti nazionali attuali, quando si dice ferie, orari, turni, ma queste sono tutte cose che si discutono in azienda, cioè i contratti nazionali stabiliscono i diritti e le regole generali. Dopodiché, come si fa un turno, se esco il venerdì o se esco il sabato mattina, come articolo le ferie, questo è da sempre il contratto nazionale, le demanda la contrattazione aziendale, perché l'azienda è il luogo in cui tu sei in grado di adattare quello che il contratto nazionale stabilisce. Se uno mi dice che i contratti nazionali non ci vogliono più e che in azienda posso fare degli accordi che sono peggiori del contratto nazionale, dico di no. Ma da che mondo è mondo, i contratti nazionali servono per dare tutele a tutti e per demandare alcune delle questioni di organizzazione a livello aziendale. Per questo dico che non capisco bene, stando al titolo, cosa intende Bonomi. Nella nostra testa, anche per la cosa che diceva Calabresi prima, è vero, ci sono tante forme di lavoro che rischiano di non essere rappresentate. Noi non a caso abbiamo voluto fare un accordo che veda dentro tutti, proprio perché queste tutele siano rappresentate. Se la ragione in senso generale, badate che la richiesta di dare la cassa integrazione e anche un reddito anche alle partite IVA l'abbiamo fatta anche noi, perché anzi, se ragiono, questa cosa ci dice che dovremmo fare una riforma degli ammortizzatori sociali che diventano davvero universali. Lei diceva lo statuto dei lavoratori, che oggi il libro rilancia questa cosa. Noi stiamo dicendo non di tornare allo statuto del 1970, di usare la logica che portò anche il Parlamento a votare quella legge. E oggi, quando noi diciamo un nuovo statuto dei lavoratori, noi diciamo che i diritti non debbono essere legati al rapporto di lavoro che ho, ma debbono essere in capo alla persona, qualsiasi rapporto di lavoro esso abbia, sia una partita IVA sia un rapporto di lavoro subordinato. E lo dico da questo punto di vista perché oggi l'elemento centrale
strutturale di investimento da parte di tutti deve essere sulla persona, sul lavoro. Qui c'è un elemento. Io penso che la fase 3 la dobbiamo cominciare a discutere adesso. Perché ha un'importanza il protocollo? Su questo siete d'accordo, però Confindustria e sindacato siete d'accordo su questo, no? Ma io penso che se c'è, ma il problema diventa il merito e come si fa, certo. Io quello che sto, se devo fare una richiesta anche al governo, adesso io gli direi, fatto il protocollo sulla sicurezza, discutiamo governo, parti sociali, di qual è un protocollo per lo sviluppo di questo paese. Dobbiamo discutere quali sono gli investimenti, quali sono i modelli organizzativi, in quale direzione ci si muove. Io di questo, ma è chiaro che dentro a questo per me c'è un rafforzamento della contrattazione collettiva, non un indebolimento. Anzi, se dovessi dire, io sono anche per arrivare a una legge sulla rappresentanza che misuri la rappresentanza reale dei soggetti sociali, delle imprese come dei sindacati, ma che dia diritto ai lavoratori di affrontarlo. E in questo senso io penso vanno cancellate quelle leggi sbagliate che in questi anni sono state fatte, che hanno allargato la precarietà nel lavoro. Il lavoro deve essere stabile con diritti. Ecco, Mario Calabresi, diciamo, questi obiettivi del segretario della CGIL Landini, cioè di ridiscutere, reinventare un nuovo modello di sviluppo, il fatto di tenere ai massimi, di riportare ai massimi livelli la capacità negoziale del sindacato, è per appunto la cosiddetta fase 3, quando la ricostruzione sarà possibile perché i numeri saranno tali da consentire la riapertura quasi totale dei settori economici, o totale dei settori economici, è un po' velleitario Landini quando pensa di poter produrre questa quasi rivoluzione? Ma nel momento in cui Landini auspica di allargare la platea delle persone che sono difese, questo non è mai velleitario e sarebbe benvenuto. Quello che voglio dire però è che sento parlare di fase 3. Allora, la fase 3, speriamo di arrivarci in fretta. Il problema è che anche in questa fase 2 manca drammaticamente tutto un pezzo. Manca la sicurezza delle persone per poter uscire. Noi continuiamo a concentrarci sul chi e sul quando. Il problema è che non si chiarisce il come. Il come significa che le persone devono poter incominciare a uscire in sicurezza, e questo lo possono fare anche a tornare a lavorare quando si potranno avere un numero di tamponi sufficiente, una cosa impossibile in questo momento in Italia. Si parla di altro, si discute i parrucchieri, il giorno, il tempo, il modo, si va alla spiaggia o non si va alla spiaggia, ma il problema è che finché non faremo i tamponi, la Francia ne propone nel suo piano di farne 700.000 a settimana, finché noi non faremo un numero sufficiente di tamponi, finché noi non saremo in grado di tracciare i contagi e di mettere in sicurezza le persone, tantissimi lavori saranno impossibili. E allora riaprire, parlare di fase 3 senza mettere in sicurezza è il vero problema. Oggi, se ci pensate, è una festa del lavoro che non è mai stata così drammatica per tantissime persone, che non sanno se ritroveranno il loro lavoro, che non sanno se i loro negozi, le loro attività ripartiranno, quando ripartiranno, oppure se troveranno tutto chiuso, quante saracinesche non si ritireranno su. Allora io dico questo, per pensare alla fase 3 bisogna pensare alle tutele, ma bisogna pensare a mettere in sicurezza il paese. Finché non si fa un tracciamento serio, l'ultima cosa, la app, si è detto la app partirà quando ci sarà finalmente il 60% di persone che la scaricano, la app non è ancora partita e adesso si dice anche se la scarica il 20% su base volontaria va bene uguale, ma va bene uguale, allora ci avete raccontato delle storie prima, come fa a funzionare un'app col 20%? C'è troppa confusione sotto il sole. È d'accordo Landini, le voglio chiedere, lei consiglierà ai suoi iscritti di scaricare questa app che consente di tracciare i contagi? Io credo che la cosa che diceva adesso Calabresi sia un punto che va discusso. Io non sono né uno scienziato, né un virologo, né un medico, e quindi noi abbiamo chiesto di fare una discussione rispetto anche ai test serologici e qual è la strada da compiere, perché indubbiamente c'è un problema di qual è il meccanismo, il metodo con cui noi mettiamo in sicurezza le persone, avendo anche una dimensione precisa di quello che è lo stato di salute delle persone. E quindi questo è un punto che andrebbe affrontato e discusso, e so che il Comitato Tecnico Scientifico lo sta affrontando. E quindi io questo lo considero un tema
che non ha ancora avuto una soluzione definitiva, ci sono alcune cose che si stanno facendo ma che deve essere naturalmente affrontato, perché ricostruire una fiducia è decisivo, lo dico banalmente, adesso c'è una discussione su quando aprire i ristoranti, io capisco la situazione, il disagio che oggi chi ha quell'attività lì può fare e la necessità anche di poter capire cosa succede, ma il rischio che vedo è che anche se tu aprissi il ristorante ma la gente ha paura, c'è il rischio che non vada fuori a cena uguale, certo. Quindi se noi non ricostruiamo una fiducia e non pensiamo già adesso ad un percorso che va in quella direzione, credo che facciamo una discussione a metà. Rispetto alle app, voglio dire semplicemente questo, le app aprono un capitolo nuovo che stiamo vivendo tutti, che è la potenza del digitale e come questo in un qualche modo possa anche cambiare la nostra vita. Allora io credo che ci sia un problema di sicurezza che va anche affrontata in questo senso, ci vuole una certa cautela, non è che le persone sono adulte, sono vaccinate, il punto è come vengono utilizzati quei dati, se non si entra in una discussione che possono essere usate anche contro le persone. Ma il garante della privacy ha detto, eccetera, che vengono rispettati i criteri di ma privacy. Sì, ma come lei sa, questa cosa è una discussione nuova che andrebbe affrontata la sua dimensione. Ecco, no? Ma se cominciamo delle discussioni che poi finiscono tra 3 anni, l'app è già bella che guardi, morta. No, ma le voglio chiedere, quindi lei non se la sente di invitare le lavoratrici e i lavoratori a scaricare l'app? No, guardi, io sono, come abbiamo fatto adesso, io non ho preclusioni di principio su nulla. Se mi viene chiesto di fare una discussione su questa materia, la faccio, voglio essere nella condizione di capire cosa succede, come viene fatta, se è fatta su base volontaria, con quali caratteristiche e tutto il resto. Da quello che, quando dico fare una discussione, non voglio dire perdere tempo. Per me fare discussione vuol dire mettermi intorno a un tavolo e poter avere persone che sono in grado di prendere decisioni e di avere anche elementi di competenza che al limite io non ho, per poter capire che tipo di obiettivo sostanzialmente vogliamo raggiungere. Quindi rispetto anche a quella che è la utilità della lotta. Quindi che stiamo facendo contro il virus. Sta chiedendo un tavolo con il governo e le persone competenti sull'app prima di consigliare non solo sull'app, qualcosa ai lavoratori. C'è tutto un pezzo di discussione che riguarda anche tutti i test serologici. C'è una discussione che va fatta. Abbiamo visto che ci sono stati anche modelli diversi nelle singole regioni. Quindi quello che io sto dicendo, questo tema c'è, ci dica il comitato scientifico, ci dica il governo quali sono gli elementi e come può essere affrontato questo tipo di questione, che è un tema che va affrontato nelle prossime giorni e nelle prossime settimane. Sebastiano Barisoni, tu che cosa pensi? Quando Mario Calabresi dice che questa fase 3 rischia così di restare un bel miraggio, perché prima andrà messo in qualche modo in sicurezza, sotto controllo, il contagio nel paese. Oggi si fanno in Italia credo un 400.000 test tamponi alla settimana, però è chiaro che non sono sufficienti per avere tutti i dati che consentano di arrivare alla fase 3. Quindi questa fase 3 è talmente lontana che intanto bisognerà occuparsi del resto. Oddio. Allora, no, io non bloccherei, le due cose non sono in contraddizione. Tu puoi ragionare sulla fase 3, su come ripartire sburocratizzando il paese, aumentando gli investimenti, dando incentivi, penso, al 4.0 e via così, e nel frattempo gestire la fase 2, che è quella, come diceva Mario, della messa in sicurezza, diciamo, sanitaria del paese. Su questo punto, sulla fase 2, guardate che per quello che ho visto io sono tutti d'accordo, sindacato, imprenditori, Confindustria, cioè nessuno riesce a capire, a me non piace criticare il governo come così, come tiro al piccione, però c'è una cosa che nessuno ci ha ancora spiegato e soprattutto dovrebbero spiegarcela, penso, il commissario Arcuri e il comitato tecnico scientifico. Perché non si riescono a fare o non si riesce a fare un numero di tamponi più elevato? Punto. Basta dirlo, è un problema di reagenti, è un problema di tamponi, perché uno potrebbe anche dire, vabbè, riusciamo a fare fino a un certo numero e allora indirizziamo quei tamponi. Per esempio, ti faccio un esempio, lunedì deve ripartire anche il trasporto pubblico locale in maniera più massiccia, perché nessuno può immaginare, soprattutto in Lombardia e in Piemonte, che gli operai, i dipendenti vadano al lavoro solo con i mezzi propri. Ora, sarebbe stato importantissimo riuscire a gestire la riapertura o l'intensificarsi del trasporto locale con un numero adeguato di tamponi. Cioè, a noi basterebbe una risposta in questo momento. Uno può anche sentirsi dire, guardate, è impossibile, non abbiamo le strutture,
le industrie, i reagenti, i materiali per riuscire a farli. Ma diteci qualcosa, perché se no, oggettivamente, la domanda che tu hai posto e che si pone Landini, che si pone Calabresi, ce la stiamo ponendo tutti noi, sindacati, imprenditori, normali cittadini. Maurizio Landini, secondo lei, se deve dare un giudizio su questo governo, da 1 a 10, che voto dà? E che voto dà agli imprenditori in questa fase? Guardi, credo che io al governo, l'ho già detto in altre occasioni, riconosco che si è trovato ad affrontare una situazione totalmente inedita e molto complicata e difficile. Credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Nessuno, credo, non voglio parlare per altri, io non avevo capito, lo dico per me, fin dall'inizio, diciamo così, la dimensione e la complessità del problema che ci veniva avanti, quindi non voglio parlare per altri. Riconosco al governo di aver, prima di aver fatto delle scelte, di aver ricercato un confronto con le parti sociali. Penso all'accordo sul protocollo alla sicurezza, certo, ma penso anche ad altri provvedimenti, l'estensione della cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti e anche aver messo in moto, poi ci sono dei problemi di velocità, di burocrazia, anche una quantità di miliardi nei confronti del sostegno alle imprese che non ha precedenti. E quindi da questo punto di vista, quindi dico il voto che in potrebbe questo essere senso, 8. Dico che dopodiché che ci siano stati problemi, che ci siano ritardi e soprattutto un punto io vedo adesso. E noi l'abbiamo detto anche al governo, non si può ragionare per fasi ci porta fuori strada, perché mentre io discuto adesso della fase 2 devo già pensare a progettare quello che faccio dopo, non quindi so se quello è chiaro, che diceva perché Barisoni prima che bisogna, cioè, questo è il tema, le faccio un esempio e le faccio anche un esempio, il problema dell'apertura delle scuole non è che lo possiamo discutere a luglio, certo, è a maggio che dobbiamo discutere come si organizza la riapertura delle scuole, quello che facciamo, con un piano di messa in sicurezza delle scuole se necessario, coi turni, con le assunzioni del personale che servono, con i distanziamenti che ci devono essere. Dobbiamo ragionare adesso se a luglio è possibile affrontare il problema dei campi estivi per gli studenti, perché come diceva lei prima, se adesso la gente riprende a lavorare, io mi auguro che possa durare, che non ci sia un ritorno del virus, i figli, le persone, dove le mettono? Quindi da questo punto di vista, per evitare anche quello che lei diceva prima, cioè che si scarica sulle donne, si chiede alle donne di tornare a fare il ruolo che non è solo loro e che dovrebbe essere anche degli altri, io questa discussione l'ho fatta adesso, non so se chiaro, non è che dobbiamo discutere chiaro solo dell'emergenza, perché se in questo io credo che il governo dovrebbe avere un po' più coraggio, per questo dico che è necessario che oltre al protocollo sulla sicurezza con le parti sociali la discussione sia anche su cos'è un nuovo modello di sviluppo e su come riorganizziamo il paese. Ci sarebbe bisogno di un accordo che avesse questa dimensione di linee guida, di capacità di indicare una prospettiva. No, non mi ha detto il voto che dà gli imprenditori in questa fase, me lo dice? Ma anche in questa fase mi permetto di dire, adesso con Bonomi deve diventare presidente e valuteremo quello che fa, voglio ascoltare il suo programma, per quello che mi riguarda non ho pregiudizi e penso che ci sia bisogno di lavorare assieme, poi se ci sono idee diverse ci confronteremo. Un giudizio generale sugli imprenditori sarebbe sbagliato, lo dico banalmente, perché non c'è un imprenditore. Noi abbiamo avuto comportamenti positivi, abbiamo fatto accordi aziendali importantissimi per la gestione di questa cosa. A volte ci siamo trovati anche in qualcuno che all'inizio non aveva capito, certo, e ha forzato anche in una certa direzione. Senta, quindi i comportamenti non sono tutti uguali. Certo, sarebbe certo un errore se io dicessi che i comportamenti sono tutti uguali. Allo stesso tempo dico con forza, e questo è stato in alcuni momenti anche una discussione, che con più forza andava assunto un punto, e cioè che la salute viene prima di altre cose. Ma sa perché? Perché è un modo di investire anche sulle persone che lavorano per te. Investire sul futuro oggi vuol dire investire sul lavoro e sulle persone. Questo secondo me è il tema, e questo secondo me oggi viene prima del profitto, viene prima di altre cose, perché questo è il vero investimento per il futuro. Con tutti i cambiamenti che ognuno di noi dovrà fare, anche personali, non so se è chiaro, certo, anche certo con i cambiamenti. Senta, che il sindacato Landini, a proposito di Bonomi, del neopresidente di Confindustria, ha detto in modo inequivocabile che la tentazione di una nuova stagione di nazionalizzazioni va respinta. Lei auspica una nuova stagione di nazionalizzazioni e la vede arrivare? Io sto vedendo che in tutto il mondo lo Stato, se non ci mette soldi, se non interviene, salta tutta l'economia.
Mi pare che gli stessi imprenditori stanno chiedendo col decreto liquidità soldi allo Stato per poter uscire da questa situazione, o sbaglio? Io penso da un certo punto di vista che la questione dello Stato e del ruolo dello Stato emerge. Pensiamo alla necessità di investire sulla sanità pubblica, sulla scuola, sui diritti fondamentali e penso che anche sul terreno industriale. Oggi noi siamo di fronte al fatto che alcune scelte pensavamo insomma, prima alla banda all'Italia larga, deve essere nazionalizzata e praticamente di nuovo nelle mani dello Stato. Va bene, quindi nelle mani dello Stato. Vanno bene queste nazionalizzazioni anche per grandi imprese e industrie. Dipende con quale progetto si realizzano. Va la CGIL sta proponendo da tempo di costituire un'agenzia nazionale per lo sviluppo e che abbia in questo senso un'idea di programmazione e io non escludo, del resto vorrei farle notare Eni, Fincantieri, Finmeccanica sono tutte aziende dove c'è la presenza del pubblico e stanno funzionando quindi il problema non è se c'è il pubblico o se non c'è, è se c'è per fare che cosa, con quali prospettive, con quali progetti industriali, quindi non sono contrario di principio, penso che il problema è discutere cosa serve fare oggi, a partire dagli investimenti. Senta Landini, questo lockdown come l'ha cambiata lei? Sì, mi ha, in parte penso di essere cambiato, perché mi ha portato a vedere anche il valore della vita in un modo diverso. È stato pesante perché ha colpito anche degli affetti personali, quindi questa è sempre una cosa drammatica, ma allo stesso tempo mi ha portato a riflettere di più sul senso delle cose che si fanno e sull'importanza di avere un interesse generale di rimettere al centro le persone. Su questo sicuramente sì, e dall'altra parte mi ha cambiato perché, mi consente la battuta, io uomo nato nel Novecento, che avevo sempre avuto una certa resistenza ad affrontare il problema del rapporto con le tecnologie, oggi mi sono trovato in mezzo a questa cosa e mi rendo conto che erano resistenze e paure assurde e che il problema non è aver paura della tecnologia, ma il problema è che uso ne fai e come viene utilizzato. E quindi anche in questo devo dire ho acquisito un atteggiamento diverso rispetto a queste tematiche, che personali ma che mi permettono di fare anche un ragionamento più generale, e cioè di vedere quali possono essere i vantaggi nell'uso delle tecnologie, per esempio per quelli che lavorano, per migliorare il lavoro e per creare anche nuovi lavori. Quindi insomma anche queste delle cose importanti. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché come sapete il Ponte Morandi è stato ricostruito ed è stato ricostruito in tempi molto molto rapidi per gli standard italiani, quindi per molti è un esempio di come dovrebbero essere le ripartenze. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. La ricostruzione del Ponte Morandi nei tempi più o meno previsti, nonostante il coronavirus, è un motivo di orgoglio per Genova, per le imprese, i tecnici e gli operai che hanno realizzato il manufatto e per i politici che hanno saputo collaborare, nonostante le diverse appartenenze. Da questo mezzo prodigio vengono indicazioni preziose per la difficile ricostruzione che attende l'Italia dopo la pandemia. In primo luogo, a Genova, è stata premiata la scelta di puntare sulla competenza, a cominciare da quella del commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, sindaco della città, ma soprattutto manager di spessore. I lavori sono stati poi affidati non agli amici degli amici, ma a Savini Impregilo e a Fincantieri, due eccellenze in grado di realizzare grandi opere in tempi brevi. Ma a Genova è stata sperimentata anche una procedura straordinaria, un esperimento in vitro di come potrebbe cambiare l'Italia se si ponesse un limite all'eccesso di burocrazia e di formalismo pseudo-garantista. A Genova c'è stata la possibilità di usare il codice degli appalti europeo derogando a quello italiano. Come ha ricordato Paolo Mazzanti su inpiu.net, il nuovo ponte è stato poi totalmente finanziato, mentre le infrastrutture normali procedono per stati d'avanzamento e magari a un certo punto i soldi finiscono e tutto si ferma. In terzo luogo, alla ricostruzione genovese hanno partecipato tre cordate di imprese e le due perdenti non si sono sognate di ricorrere al TAR contro i vincitori. Proprio i ricorsi al TAR, con richieste di sospensiva, sono spesso all'origine dei ritardi nella costruzione delle grandi opere. Sono circa 20 anni per dire che si aspetta la fine dei contenziosi per iniziare a costruire la mitica Roma Latina, che dovrebbe togliere alla Pontina il primato di strada più pericolosa d'Italia. Dopo aver visto come si fa, replicare anche altrove il miracolo del Ponte Morandi forse è possibile.
Allora siamo in chiusura, grazie Maurizio Landini, ricordo che nelle librerie la ristampa dello Statuto dei Lavoratori pubblicato da Garzanti con la sua prefazione, la sua introduzione, grazie Mario Calabresi, grazie Sebastiano Barisoni, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Diego Bianchi al suo Propaganda Live e noi come sempre ci vediamo 8:30, arrivederci e teniamo duro, arrivederci.